Voilà, ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati sul mio canale. Siamo oggi qui con il consiglio del mese per quanto riguarda aprile 2022, Xbox Game Pass PC, sottolineo PC, quindi titoli arrivati questo mese su Xbox Game Pass per PC. E il mio consiglio del mese, ora lo vedremo insieme. Prima di iniziare vi invito come sempre ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, visto che molti di voi che guardano i miei video non sono ancora iscritti al canale. Mi raccomando, per supportarmi iscrivetevi. Allora, diciamo subito una cosa, oggi avrei voluto consigliare un altro titolo rispetto a quello che consiglierò, un titolo tra Lost in Random e Unsold, che effettivamente sono due titoli un po' più di nicchia che mi stuzzicavano e che avrei voluto consigliare oggi, ma così non sarà. Perché? Per quanto riguarda Unsold non mi ha convinto totalmente, ho trovato un pochino difficoltoso a prendere i comandi inizialmente, cioè il gioco ti butta davanti tantissime combo e combinazioni di tasti sin dal primo momento che tu dimentichi un secondo dopo, perché chiaramente non hai avuto nemmeno il tempo di prendere confidenza col titolo. Mentre invece per quanto riguarda Lost in Random uscirà a breve un video dove ne parlerò, sappiate solo che non sono riuscito ad apprezzarlo come avrei voluto perché avevo grandissime aspettative su Lost in Random, che ho giocato prima che uscisse questo mese, insomma, sul Game Pass, quindi l'avevo già giocato ma non finito. E quindi il mio consiglio del mese non può che essere Life is Strange True Colors, anche questo l'ho giocato prima che uscisse su Game Pass. Perché Life is Strange True Colors? Innanzitutto cosa riguarda? Vabbè, la saga di Life is Strange è conosciuta. Questo titolo è sviluppato non da Dontnod, bensì da Deck Nine in particolare, e così come lo spin-off del primo Life is Strange. E cosa riguarda? Il potere in questo caso di questo Life is Strange è il potere di riconoscere le emozioni degli altri attraverso i colori. Quindi la nostra nuova protagonista riconosce attraverso i propri colori, e da qui prende il titolo il gioco, le emozioni che provano le altre persone, gli altri personaggi. E attraverso questo escamotage narrativo, ma come sappiamo in Life is Strange c'è sempre stato qualche potere di mezzo, quindi una sorta di sovrannaturale c'è sempre stato, attraverso questo escamotage si articola un thriller ben costruito e ben narrato, che appunto alterna delle fasi di investigazione comunque per scoprire un mistero relativo alla morte di un personaggio, che diciamo avviene molto presto nella narrazione, ma che non vi dico lo stesso per non fare spoiler, e alterna a questo delle fasi insomma più emozionanti, prettamente narrative, legate alla crescita come persona della protagonista. Quindi un thriller ben raccontato che emoziona e lo fa in maniera pungente, trattando temi importanti come sono sempre stati Life is Strange, e molto coinvolgente dal punto di vista delle scelte, quindi delle conseguenze delle nostre scelte. Diciamo che c'è stato un ritorno in questo Life is Strange True Colors al primo Life is Strange come modalità narrativa, come anche forse tematiche, come atmosfere, perché invece con Life is Strange 2 diciamo l'atmosfera thriller del mistero era stata un po' sostituita da quella dell'avventura dei due fratelli, e quindi si è un pochino ritornato alle origini, e secondo me Deck Nine ha fatto assolutamente centro, perché questo è un ottimo Life is Strange. Forse, anzi probabilmente, lo definirei il secondo miglior Life is Strange dopo il primo. Quindi nonostante appunto gli studi di sviluppo non siano gli stessi, però all'interno della saga, della serie, lo definirei secondo soltanto al primo Life is Strange. Quindi un ottimo titolo veramente da provare assolutamente, poi non dura nemmeno troppo, e per chi ama le avventure narrative, le avventure interattive, è un must have secondo me. Cioè non ci sono tutti questi titoli legati a questo genere che effettivamente meritano così tanto, quindi se ce n'è uno che merita, perché non giocarlo, soprattutto se è su Game Pass, quindi lo consiglio assolutamente, a prescindere dal fatto che magari non siete degli amanti delle avventure interattive. Se siete degli amanti delle storie ben narrate ed emozionanti, allora questo titolo farà anche per voi, sarà anche al caso vostro, perché
effettivamente emoziona e sa donare delle sensazioni importanti e far riflettere su argomenti importanti, quindi assolutamente consigliato. Faccio un'ultima menzione di merito per la colonna sonora di questo Life is Strange, che è bellissima, con delle canzoni che effettivamente insomma hanno segnato la mia adolescenza e quindi forse anche quella vostra, e quindi ve lo consiglio assolutamente. Questo era il mio consiglio del mese, un mese che non è stato eccezionale dal punto di vista delle uscite su Game Pass PC, perché non c'è stata tutta questa roba come è stato invece in altri mesi, ma non mi lamento assolutamente, cioè ci sono stati dei titoli più di nicchia, dei titoli meno famosi e importanti, ma comunque la roba da provare e giocare è uscita assolutamente come sempre su Game Pass. Questo era il mio consiglio del mese, fatemi sapere voi di quelli che vi ho parlato così in breve o più approfonditamente quali avete provato, quali avete giocato, quali vi sono piaciuti o non vi sono piaciuti, mi raccomando in un commento. Come sempre vi invito a lasciare like e iscrivervi al canale, magari attivare anche la campanellina per rimanere aggiornati sui miei contenuti. Vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento a un prossimo video. Un saluto a tutti ragazzi, ciao!